in alto abbiamo una Madonna in trono col bambino, è una Madonna regina con gli angeli affiancati con le mani velate. Ecco, tradizionalmente è un'immagine che enfatizza la divina natura del fanciullo, no? La Madonna regina e gli angeli in adorazione con la velazio, no? È una iconografia ripresa dalla tradizione bizantina e serve appunto a enfatizzare proprio la divinità del Cristo. Perché questa immagine? Probabilmente i motivi sono tutt'uno, essenzialmente il forte culto dei Templari alla Vergine, un culto che deriva dalla loro origine, no? L'origine è appunto dalla loro, diciamo, forma di vita che fu informata su quella dei Cistercensi, che pure avevano una fortissima dedicazione, un fortissimo culto nei confronti della Vergine, ma San Bernardo di Chiaravalle stesso aveva dedicato proprio l'ordine, in qualche modo consacrato l'ordine a Maria, quindi a questo punto insomma non è assolutamente sorprendente. Credo che poi il ruolo di Maria sia plurimo, perché rientri insieme a quello di Pevignate anche nella storia del Fasano, come vedremo dopo, quindi ci può essere anche una duplice lettura in tal senso. Parete sinistra, quasi piano. Avete perfettamente ragione. Posso staccarlo?